Mi chiamo Carla, Carl Astana. Qualche mese fa stavo scrivendo la mia tesi in un ristorante che si trova su Wall Street e le torte erano molto buone. Sono stato colto di sorpresa quando l'uomo seduto davanti a me ha urlato all'improvviso: "Le vostre torte fanno cagare? No, fuck!" Non ho letto. Fammi leggere, gioco! Vabbè, ok. Dopo aver notato che c'erano altri posti liberi del ristorante, gli ho detto: "Mi scusi, non penso che ci conosciamo, posso aiutarla in qualche modo?" Oppure, sa, questo posto è occupato, potrebbe cambiare tavolo. Ebbene, allora ragazzoni miei, benvenuti su una nuova serie. Quindi, au, popolo YouTube, sono Indie, e benvenuti qua su ESCP Secret Files, un piccolo gioco inerente al mondo di SCP, dove indagheremo su nuovi e fantastici anomalie? Nuove fantastiche cose che ci spaventeranno a morte? Di per sé, sono sempre stato uno che si è interessato molto ai videogiochi di SCP. O almeno, sei interessato sui giochi e non sulla storia. Ho giocato a Sega Tramordori, ho giocato a Containment Breach. Dovrei aver giocato un pochettino a quello che viene chiamato anche Black Down, una roba del genere, non mi ricordo. Però ce n'era uno in VR veramente figo. E poi è uscito questo da pochissimo. Quindi, eccoci qui su SCP Secret Files. Avremo tipo 9 capitoli da vedere, 9 SCP molto interessanti, quindi vediamo un po' che cosa ci capiterà. Che ne dite? Allora. Quale dobbiamo scegliere? Mi scusi, non penso che ci conosciamo. Senza rispondermi, l'uomo ha continuato a parlare da solo. Guarda un po', sai che ti dico? Presto avrei finito gli studi, se vi era un impiego, no? Penso che con coincidenza potrei offrirti un lavoro perfetto per te. L'uomo ha fatto una pausa per aggiungere un po' di pathos. Un lavoro misterioso e meraviglioso. Grazie, ma la sua proposta non mi interessa. Oh, misterioso e meraviglioso, eh? Sembra interessante. E andiamo di misterioso. Fidati, non ti deluderà. E poi mi apporto un biglietto da visita. Il biglietto da visita era nero su entrambi i lati. E se uno viene stampato nitidamente tre lettere: SCP. Secure, Contain, Protect. E andiamo allo di SCP. Fai clic sulla busta, Carla Stana, 142, e Washington, ST, Madison, VI. VI è Washington? Wisconsin? Vabbè, 53, 73. Congratulazioni! Ah, gentil Carla Stana, congratulazioni per essere diventato un membro della fondazione SCP. La fondazione ha grande stima per le sue conoscenze e competenze. Confidiamo di aver trovato la persona giusta per questo ruolo. Ricoprirà la posizione di assistente degli archivi del Dipartimento degli Archivi, gruppo 3, responsabile direttore Chakauer. La invitiamo a recarsi all'ufficio della sicurezza del settore 3. Alfa? Omega? No, Alfa è una mania. Omega è un'altra. Lambda non lo è. Mettiamo settore 3, fanculo, perché io non so l'alfabeto greco. In data 13.08.12 alle ore 09 per ritirare il suo tesserino. Piacere collaborare con lei, Dipartimento Personale, sito 105, Fondazione SCP. Sicurezza, contenimento, protezione. SCP. E quindi andiamo in ufficio della sicurezza. Let me see che cosa c'è qui. Guarda quante belle celle. 18, 17, 23, 22. Adesso abbiamo un bel po' di celle. What the fuck? Cos'è quello? È un polmone d'acciaio? Ok, è roba strana. 0,43, 0,51. Ok. Abbiamo un bel po' di celle. Ad esempio una con statue. What the fuck? Un telefono, un po' strano. Una corona? Sembra una corona quella. Cosa? Che co... What the fuck? Cosa abbiamo sotto? Abbiamo un bel po' di celle però, eh. Ce ne sono un bel po', forse troppe. Ok, questa è un po' grossa, eh. Ok. Quella cosa non la voglio fuori, grazie. Siamo una cella che non va, signori. Ci sono due celle che non vanno. E mi dovrei preoccupare un po'.
La Game Zoo Studios presenta Secure Contain Protect. Benvenuti su SCP Secret Files. Oh yeah. Cosa interessante in pratica. Molto interessante in pratica. È bella la musica, niente male. Ok, allora siamo arrivati in questa bella zona. Vediamo un pochettino cosa c'è in giro. Vado ai passi. Secure, the foundation secures anomalies with the goal of preventing the form filing into the hands of civilian rival agency through extensive observation, surveillance and by acting on the set. Such anomalies and early opportunity. Cioè, in pratica, questa fondazione segreta e secure le anomalie per far sì che non vengano su in mano ai civili oppure alle agenzie rivali. Ma chi è che è rivale contro gli SCP? Tipo, contro gli SCP ci sono altre agenzie? Non mi ricordo. So che ce n'era alcune su SCP Secret World. No, sì. Sì? Sì. Mission Statement, Operation Clandestine Worldwide, the Foundation separates beyond jurisdiction, a power enthusiastic by every measure national government. Ah, ok. È uno dei pochi, delle poche fondazioni che tipo diciamo che tutte le nazioni del mondo collaborano con SCP e gli lasciano man libera, cioè fanno tipo giurisdizione e non esiste per loro, cioè possono andare ovunque, a cazzo di cane, ovunque. Ok, allora prendiamo la tesserina e andiamo avanti. Allora, vi sono notizie, ecco lì sono notizie. Signora, mi sa dire dov'è la 914? Signora? Ah, ok, la signora è scomparsa. Però mi ha indicato dov'è la 14. 914. Impronta digitale. Entriamo dentro e vediamo che cosa c'è qui. Allora, bigliettini, post-it. History SCP Anomaly Collection. Interesting. Vabbè, bello grosso come ufficio. Niente male. Mettiamo il tesserino e vediamo cosa c'è qui. SCP Foundation, avvio del sistema. Caricamento in corso. E vediamo un po'. File, sito 73. Gli scienziati del sito 73 hanno creato dei super materiali in grado di rilasciare e assorbire quantità di energia straordinarie. Il dipartimento di sviluppo delle anomalie spera di costruire nuove strutture di contenimento con suddetti super materiali. Sito 19. Il sito 19 ha problemi di carenza di personale di livello D. Il sito 105 trasferirà temporaneamente 40 membri del personale di livello D al sito 19 per sostenere cooperazione nel luogo del protocollo di condivisione di risorse sperimentali della fondazione. Sito 105. Sono state scoperte nuove specie di pericolo critico di una dolina di Guatemala. Gli agenti della fondazione ipotizzano che sia tutto correlato con la scomparsa di SCP 994. 994? Qual era? Se ricordo era uno stormo o roba del genere, non mi ricordo più, credo di sì. 339121D, il membro del personale di livello D in fuga dal sito 17 è stato trovato da poco in Messico, la fondazione ha inviato un nuovo SSM per arrestarlo, il rapporto fisco che D339211 ha ottenuto tutte le informazioni di operazioni speciali dopo aver bevuto l'acqua limpida D769 che gli ha anche permesso di superare diversi ostacoli e fuggire. 769. Non era il calice che ti dava l'informazione ma ti toglieva la memoria? Cioè del tipo ti toglieva ciò che eri ma ti dava tutte le informazioni possibili su tipo informazioni segretate o roba del genere. Era interessante come SCP, ma non mi ricordo se era questo. Vabbè, in caso scrivetemelo sotto i commenti, magari ve lo ricordate meglio di me. Ieri 5 membri della chiesa del dio frantumato armati di fucile hanno fatto irruzione nel sito 06 e hanno ingaggiato lo scontro armato con due persone di sicurezza del sito. 2 ore dopo è stata confermata la morte di 4 rivoltosi, mentre l'ultimo è stato ferito e arrestato. Lo scopo della irruzione non è ancora stato divulgato al pubblico, ma mentre il sito 06 è temporaneamente implementato misure di sicurezza più stringenti e sta consigliando il trasferimento dei principali oggetti di contenimento. Il robot in fuga SCP-240 è stato trovato in una fattoria sud-est di San Diego, California, è stato recuperato da SSM, stiamo tuttora somministrando sedativi e anestesi dei testimoni. Secondo le valutazioni attuali, l'impatto di questo evento sarà più grande di quello dell'incidente del bozzolo dell'anno scorso. Quale bozzolo? Opere di SCP-67, una mostra che si può trovare nel sito 77. Questa esibizione d'arte raccoglie operazioni selezionate di SCP-67, disegnata tra il 2003 e il 2011, tra cui la famosa impressione di Macau Rizus. L'evento dura 7 giorni. SCP-67 non è un artista. Questo credo sia un SCP umano.
Oggi un agente della fondazione ha scoperto un cadavere intatto nella foresta a una decina di ettari di Burg. Il corpo mostra. Il corpo mostra proprietà, non è mai stato riposto nella cella di contenimento. Standard tipo A è sito 128. Il nome in codice è SCP-3170. Al momento di esperti sito 314 non si spiega l'apparizione improvvisa di 3170 in una foresta di 730 km di distanza dalla struttura. Di recente è stato registrato in caso di infezione SCP-610 in Giappone, questo è l'ultimo caso di malattia carrea sanguigna, epidemia avvenutasi in Siberia scorsa estate. Misha Wishton Taylor, esperto in malattie infettive, ritiene che la diffusione di SCP-610 sia collegata alla divisa trilogica di Kuto Saki. Quanti cacchio di culti ci sono? E poi, perché sempre in Giappone o in Cina ci sono sempre le malattie? Che cacchio? Sito CN82 Shanghai in Cina vuole trasferire SCP-610. CN 170, no, 1374-144. I dettagli e le operazioni sono ancora in corso. In votazione dei tre SCP originali di Dottor Cochrane è sparito all'improvviso a seguito dell'evento di attivazione. I dettagli dell'incidente non sono ancora stati resi noti. Perfetto, understandable. 20 minuti prima dell'uragano Betty si abbattesse su Port Hedland in Australia, la sua categoria è stata ridotta da 3 a 1. Gli esperti della fondazione ritengono che questa anomalia sia correlata all'apparizione di SCP-2285, che non so quale sia, ma in caso ditemelo voi. Il sito 45 ha tentato di inviare una squadra SSM nella zona di contenimento, ma l'operazione è stata fermata dal Comitato per l'Etica. Al momento, la decisione di contenere SCP-2285 è ancora in fase di discussione e riesame. È avvenuta l'esplosione del sito 300, e sia perché non ci sono vittime, è stata esclusa l'ipotesi di un attacco esterno, ma non è ancora nota se l'incidente sia causato da un SCP, si indaga sull'ulteriore esplosione. Qualche giorno fa, una serie di foto degli satelliti meteorologici della NASA ha mostrato una creatura di grandi dimensioni della lunghezza di 600 km. Che cazzo è un kaiju? Emerge dalle profondità dell'Oceano Indiano Meridionale. Seguiti di diversi confronti, il Dipartimento della Supervisione Mondiale della Fondazione ha confermato che la creatura è 169. Attualmente tutte le foto e le testimonianze sono state correlate e sono state istrutte agli agenti segreti del sito 84. Sia le foto, sia i testimoni sono stati disintegrati, andati, the end. Ok, come è andata missione Gwent? Hai recuperato facilmente le informazioni di 1299? C'ero quasi, cazzo, per fortuna che sono andata bene. Sono felice che Chuck non abbia mi abbia mandato lì. Odio la sensazione di bagnato. Ah, pensi che si è preso anche il raffreddore? Buongiorno, buongiorno, giorno. Indovinate, oggi c'è un nuovo arrivato. Carl, ti andrebbe di presentarti da solo? Ehi là, ragazzi, buon salve. Buon sasso. Mi chiamo Carla Strana, mi chiamatemi pure Carl. Ma mi chiamo Carla, appunto. Ho conseguito una doppia laurea in MIT, in biologia e filosofia. Benvenuto! Faccina strana. MIT! Oh, complimenti! Sembra che non vi si vedano motivati di questo MIT. È una mia impressione o qualcuno è geloso? Sei geloso, ragazzo mio? Smette le Gantt. La fondazione è la ricerca dei cosiddetti laureati brillanti e poi li abbandona tutti nel dipartimento degli archivi. Carl, non fare caso a quello che dice, sono solo cavolate. Sei dimenticato Jonathan? Comodo. Sembra che questo Jonathan ti abbia fatto una brutta impressione. Ragazzi, avete visto Rick e Morty ieri sera? Voi laureati brillanti, siete proprio dei palloni gonfiati. Ovunque vi troviate, mettete in mostra i vostri titoli di studio come fossero un banta. C'è qualcosa, c'era da aspettarselo. La tragedia che vi capitate era inevitabile. Da quando badare le scartoffie è pericoloso? Jonathan ha perso la mano sinistra perché non ha rispettato il protocollo e ha toccato 247. Gli ha somministrato un anestetico e l'ha mandato a casa per 2 giorni dopo. Enrique ne sa troppe, non voglio ricordare tutti i dettagli, non riesco più a ordinare la canna in sangue dopo quell'incidente. Sospetto che sia un ex dipendente del SCP, LOL e Stewart. Nessuno vuole parlare dei tuoi cartoni da bambini, noiosi come la morte, va bene? È stato un incidente. Incidente? Chi se ne importa? Era un laureato brillante che ci è costato un sacco, ben più del personale di livello D. Stavolta nel resoconto annuale sostituirò il dipartimento degli archivi con postazione di soccorso. Rick e Morty non è un cartone per bambini. Gantt, forse hai spaventato Carla. Se qualcuno di voi ha intenzione di lavorare oggi, allora fatemi un favore e smettete di scrivere. Siete del dipartimento degli archivi e mi servite concentrati sul lavoro. Al contrario di quelli del dipartimento logistico che passano giornate a chiacchierare. Zoe? Questi archivi includono missioni che non sono state completate l'ultima volta. Alcuni punti necessitano ancora delle modifiche. Ricevuto. Gantt, prendi un po' di tempo per te quando finisci. Mi raccomando, non stressarti troppo. Ricevuto. Stewart. Ricevuto, capo.
Bene, tutto. L'archivio di classe A deve essere consegnato entro fine giornata. Quali sono i miei compiti di lettore Hour? Nel dipartimento di archivi dobbiamo revisionare, organizzare, catalogare e modificare tutti gli archivi di contenimento. Ma non abbiamo fretta, Carla. Dovrei partecipare alla sessione di addestramento introduttiva per il nuovo personale prima di iniziare a elaborare la fondazione. Ci sarà un avviso sull'incontro di sistema. Va bene, terrò d'occhio le notifiche. Ehi, direttore Auer. È un piacere lavorare con voi. No, è un onore avere l'occasione di lavorare al dipartimento degli archivi. Vedrà che mi manderà a fanculo. Ragazzo, questo posto non è quello che credi. Abbandono le persone che sei stato fino a e ricomincio da zero se speri di riuscire a sopravvivere qui. Nessuno ti prenderà sotto la propria ala. Devi dimostrare dalle tue capacità. Ho capito, direttore Hauer. Stavolta sarà il dottor Amma a tenere le sessioni di addestramento del nuovo personale. Sono dolori, Carla. Portati indietro un sacchetto, sia mai che vomiti. Stai esagerando. Dottor Ram è uno dei specialisti di contenimenti più esperti della fondazione. Ragazzi, non avete ancora idea di cosa fare o cosa farete o sbaglio? Forza, muovetevi. Ricordati, Carl, rimani sano di mente e sempre presente. Andiamo al corso! E vediamo un po'. Prima lezione. Oh, era anche interessante quello sotto. Vabbè. Verifica autorità, creazione del canale, esclusione di influenza mimetica. Caricamento del modulo sala conferenza base, creazione e connessione multiutente. E let's go! 3, 2, 1, sale via! Jason Carter is a death row inmate. In exchange for clemency, he has agreed to work with the SCP Foundation for 30 days. Upon completion of his work, he will be a free man. Jason Carter is now D-503. Giorno 1, let's go. Premiamo e andiamo. Vediamo che cosa dobbiamo fare. Oh, guarda che bella tuta. Via. Dammi l'oggettino qua. Mio. Chissà cosa serve. Siamo in un bel deserto. D-503 was given no clear instruction of the task to be completed. He must find them out for himself. Ok. Raccogli i rifiuti. Allora andiamo a raccogliere i rifiuti. Primo rifiuto. Gimme to me. Gimme to me. Secondo rifiuto che dovrebbe essere. Sembra una transenna. È una transenna? È una transenna abbandonata. Oh yeah. Che non può resistere all'erosione della sabbia. Ok. Abbiamo un tubo. Bello grosso per di più. Wow, è abbastanza incontrollabile il camioncino. Ok, abbiamo l'ultimo pezzo qui. Perfetto. Pneumatici abbandonati. E andiamo. Wow. Azione e via. Ok, perfetto. This was D-503's first day of work. SCP protocol mandates that D-503 now undergo a psychological evaluation. Perfetto. Gimme. Test. Allora, questo va qui. Questo dovrebbe andare sopra qui. Questo va qui. Questo va a chi? E
E in questo va qui. Questo dovrebbe andare qua sopra. Sì, sì. Ok, dovrebbe andare qua sopra. Questo. Ah, questo va qui. No, aspetta. No, va. Aspetta. No, sono un coglione io. Ok, questo va sotto. Questo va sopra. E ok, ci siamo adesso. Siamo un po' più... un po' più blavi. Questo va qui. Questo va qua. E questo va qua. Oh yeah! Sono quarto, sì! Ventinove giorni. Oh yeah! Panino. Gimme the panino. Vabbè, anche ben fatto, dai. Carino. Ma cazzo, non puoi metterci patos nel farm e poi... vaffanculo, va. This was the first day D503 psychological data was collected. You're probably wondering, how can this job earn freedom for a death row inmate? Interessante. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Raymond Hamm from Site 83. Welcome to today's training conference. Today, I'm going to share with you a little project I've been working on called SCP-7457. The desert you saw just now is SCP-7457. D503 is a volunteer who we invited to help us learn more about this desert. Prior to the Foundation's involvement with SCP-7457, 329 people went missing in this area. As a precaution, we have introduced lockdown measures as we attempt to find the cause of these disappearances. As everyone here is new to the Foundation, it will be good for you to learn about SCP-7457. Let me explain how it works. Before we get started, are there any questions? Dr. Hamm, I'm Will Barton, 3rd Special Squad, Site 86. Hello, Will. Before I came here, I thought I had a basic understanding of the Foundation. I've heard of these anomalies, but only in terms of human anomalies. I had no idea that SCP-7457 was a desert. How do we begin to make sense of this? That's a good question, Will. All the unexplained phenomena we are monitoring are being labeled anomalies. Human anomalies, regional anomalies, artifact anomalies, and various other phenomena beyond our control. The work of the Foundation is to isolate these anomalies and prevent the public from, shall we say, experiencing them? Okay, next question. Hello, Dr. Hamm. I'm Mark Harris, a research intern from Site 27. In the video, we saw D503 picking up garbage in the desert. Why did it do that? And what does this have to do with anomalies? Okay, Mark. What I can tell you now is that everything you see is part of SCP-7457. SCP anomalies can be a little difficult to understand at first. Just know that it, or they, have their own rules. Perhaps you'll understand what I mean once we finish watching the video. Okay, let's move on. The first week was fairly normal. However, there was an interesting occurrence on the eighth day. Okay, siamo all'ottavo giorno. Mettiamoci la tuta, prendiamo questo. Corriamo alla velocità della luce. Stiamo attenti a non volare via. Allora, primo rifiuto. Oh! Ah, come volo via. Secondo rifiuto, che dovrebbe essere sopra la radio. Ah no, il condizionatore. E l'ultima cosa è... che cacchio è? Siamo un cadavere. Non è un cadavere,
cos'è? The fuck? Ok. Picchia 110 kg. Ok, portiamo via sta cosa. Perfetto. Chiudi. Testi. Gimme the test. Ok. Seleziona triangolo. Allora, questo, questo e questo qua. Ok. Seleziona tre immagini che lui ammonta a 5. Ah, ok, no, dammelo più complicato. Allora, questo è normale che faccia 5. Questo 5 più 5 più 5 sono 15 diviso 3. No. Sì? No, non mi ricordo. Vabbè. Questo no. Questo 5 più 5. No. Beh, proviamoli tutti, fanculo. Non sono un matematico. Però questo mi sa di sbagliato. Questo? No. Aspetta. Aspetta un attimo. Sì, come si. No, non è quello. C'è qualcosa che sto sbagliando. No, aspetta. No. Madonna, non... mezz'ora che stavo guardando... Vabbè, ok. No, non è questo. Corretto. Prima o poi ci arrivavo. Però sono un cretino, non ho visto quel 5 più 0. Sono un idiota. Sono un idiota. That night, D-503's psychological data showed abnormal fluctuations. Analysis tells us that D-503 is dreaming. Unfortunately, though, we have no way of knowing what he dreamed of that night. Significant turning point, the start of SCP-7457's impact on D-503. Are there any questions before we go on? Hello, Dr. Ham. I'm Spencer Jones from the Special Operations Department of Site-21. Hello, Spencer. It's still unclear as to why D-503 needs to pick up all of this trash. If you wanted to monitor his psychological response to SCP-7457, why not just leave him out in the desert? Why assign him these tasks when there are already psychological evaluations taking place? Okay, our analysis has indicated that SCP-7457 produces a new cluster of trash every 8 minutes and 37 seconds. If waste collection is not done regularly, all that trash may soon flow into our world. It is worth noting, though, that the quantity of waste created here pales in comparison to the amount produced by humans. However, it still has the potential to become a significant problem in the future.
By assigning these tasks to D-503, we can monitor his reactions while also containing the trash. There is another reason, but we will get to that one later. Is it not the case that the Foundation is exaggerating the importance of a minor issue before the issue is fully understood? Okay, everyone. I must emphasize that behind us is the general public, who are wholly unaware of any of this. Being meticulous and maintaining a serious attitude is essential at the SCP Foundation. Any oversight or underestimation of the enemy may result in disaster. Thank you, Dr. Ham. I understand. Good. Let's move on. The effects of SCP-7457 on D-503 became most obvious on day 15 of the test. Due to the conditions that day, we were only able to track his movements after recovering data from his radar. It was definitely a bad day, perhaps the worst, even for a death row inmate. D-503 found a radar that perfectly resembled his own. However, D-503 didn't seem to think much of it. Oh, fuck. E mo passiamo la leva. Persistent adverse physiological reactions proved to be a challenge for D-503. He still managed to complete his work on day 15. But then he encountered an incident. Oh no. A sandstorm. Atarude Sandstorm. D-503 walked in the sandstorm for a long time, but he couldn't seem to find his way back. Seguiamo i fili, tanto vedrai ci porteranno in bellissimi posti, soprattutto là. Non è una trappola, no, no. Adoro. What the fuck? Che diavolo succede?
13 hours later, a visibly trembling D-503 returned to Site 8. We immediately performed a psychological evaluation. Major fluctuations can now be observed in D-503's physiological data. The results of the psychological evaluation were so troubling, we had to abort the mission. That's right. None of the level D personnel at SCP-7457 have ever been able to leave this desert. Dove è andata alla fine? What the fuck? Ma, c'è un ma, c'è un super ma. They don't realize that we humans form only a small part of this world. Out there, in the unknown world, we are as insignificant as a grain of sand in this vast desert. Oddio! Ok! Was 31 miles away from the waste treatment facility. All the data we have came from this radar. People entering SCP-7457 will suffer varying degrees of psychological stress
within an acute period. It manifests as a range of neurological and mental disorders, as well as severe and unexplained hallucinations. So far, not one participant has left the desert unscathed. The Foundation has tested 31 level D personnel in an area spanning 2,267 square miles. Our testing continues. When you work for the Foundation, you will face various anomalies. Some can kill you, some may drive you crazy, and some will make you feel that living is worse than death. Oddio. Let this be very clear. SCP-7457 is just a taste of what you will face in the future. Before joining the Foundation, you were all leaders in your respective fields and industries. Researchers, special forces, FBI agents, national security experts. Well, SCP does not care how smart you are, how accomplished you are. It doesn't matter to them how many doctorates and titles you have. You are no different from helpless ants when confronted with these anomalies. Remember this. It is the most important advice you will receive. Do not take risks. You will die. You are not as special as you think you are. If you encounter an anomaly, put your pride and curiosity aside. Run. Because that's the only thing you can do. God won't protect you here. Welcome to the Foundation, rookies. I'm Dr. Raymond Ham, and this ends the first class of our employee induction program. Che bello. Corso scanalizzato bene? Certo che sì. Docente qualificato? Un po' pazzo, ma va bene. Connessione era stabile? Più o meno. La notifica dell'incontro è arrivata correttamente? Sì. Altri commenti? Beh, così ho compreso che se non rispetto le regole per il disciplinante potrebbe iniettarmi una dose di anestetica e spedirmi a casa come ha fatto con Jonathan. Amici. Ehi là, Carl. Com'è andata? A dire il vero, non sto benissimo. Avete un analgesico? Ne avrei bisogno. Ehi, cerca di non vomitare. Smettila di prendere in giro, Steward. Carl, quella era solo un assaggio. Devi abituarti a questa realtà, devi imparare a conviverci. Capito. E... tutti qui vogliono insegnarci qualcosa, Carl. Dovrei conviverci anche con questo. Dai, Steward. Grazie, mi sento meglio. Più o meno. In ogni caso, quando vuoi, noi ci siamo, Carl. Yeah! Ultima ora è stata una tortura. Non so come faccia gli altri a esistere. Ho fatto un errore durante la sessione di addestramento. Sono saltato da una rupe cadendo nell'acqua gelida. Per poco non affogavo. Non so nemmeno come mai mi ricordo un evento simile. Perché non credo di aver mai visitato zone scossese o cascate. Ma sembrava vero. Mi sembra di sentire il sapore disgustoso dell'acqua in fiume e di fiumi in bocca. Ad ogni modo, oggi è il mio primo giorno in fondazione. Devo andare al bar e prendermi qualcosa da mangiare. Sono sicuro che starò meglio.